Buongiorno a tutti, qui Fabio Caressa e Beppe Bergomi per questa semifinale del Mondiale Italia-Germania. E lo diciamo. Comunque ragazzi, qua sempre Wolf e Jacopo Mi, inizia abbastanza sdrogo. No, io sono Beppe Bergomi. Inizio veramente perfetto per questo Italia-Germania e utilizzeremo questa partita per parlare di questi due stati, amici, nemici. Va Palo! Neanche di fretta la partita. Beppe Bergomi. Io in ritardo. Scusate, ma c'è stato un loop dell'audio perché con noi qua abbiamo fatto una telefonata a Beppe Bergomi solo per avere i pezzi della voce, no? Che poi hai fatto malissimo. Che poi a me l'hanno proprio. Cioè, mi hanno detto Jacopo Mi. Bergomi. Bergomi, la stessa cosa. Cioè, a me proprio. Mi hanno detto. A me ha detto tu devi fare Beppe Bergomi e io chi cazzo no, è? Ah, già. Poi non è giusto perché adesso cantano in Italia e non c'è Buffon che canta stonato, che Buffon è l'unico che canta stonato, si sente sempre è un allenatore di calcio, ecco chi è che era. Io non l'avrei mai detto, cioè mi hanno detto Jacopo fai Beppe Bergomi e io chi cazzo è? E poi mi hanno detto no, tu devi soltanto dire Beppe Bergomi. E io va bene. Geniale proprio. Comunque siamo qua riuniti per questa semifinale. Andate a vedere il 2006 cosa è successo, perché bisogna vederlo. E c'è subito l'attacco per De Sciglio. Beh, insomma, penso che lo sappia un po' di più. Cos'è che è successo nel 2006? Abbiamo vinto. No, c'è stato il mio compleanno. A nessuno interessa il compleanno di Jacopo. Allora, per chi non lo sapesse, io faccio gli anni 22 dicembre Beppe Bergomi. 22 dicembre non diciamo l'anno. L'anno di SEO, ragazzi. Esatto, perché per chi ho già fatto 50 anni Beppe Bergomi. È un po' vecchiotto. Che bei tempi, mamma mia. Intanto il suo mondiale l'ha vinto, anche se non da giocatore. Qua ci abbiamo De Rossi, la larga per De Sciglio. Buono. De Sciglio vede lo spostamento! Palotelli. Fa schifo. Telespettatore a caso su Bergomi. Bergomi che fa telecronaca non se la tassa da pagare. Si sono incazzato. Poi? Fabio Bergomi per chiudere qualsiasi frase. Si va continua. Hai che interesse. No, questo articolo qua di Wikipedia. L'enciclopedia proprio no. No, non ci ci fanno. Questo gol. Gioco del calcio. I calciatori. I calciatori, sì. Per chi non lo sapesse, ci sono i difensori, i portieri, i centrocampisti e gli attaccanti, che si vede proprio. Comunque adesso ricordiamo che secondo, cioè teoricamente l'Italia parte svantaggiata, ma campioni del mondo 2006, Buffon, Zaccardo, Grosso, De Rossi, cosa c'entra? Chi è che ha vinto il mondiale 2006? Sì, ma vabbè, cioè, Claudio Marchiglio. Bastava scriverli gli allenatori. Poi almeno questi qua sono seri i nomi sull'enciclopedia. Beh, a parte qualcuno. Per vedere i calciatori. Template. Vabbè. Ah già, sì, è vero che c'è un po' il gioco. Ma che roba, c'è anche il template. Allora, adesso, dopo questa. Template. Sì, è scritto proprio, cioè per chi non lo sapesse, template, adesso andiamo proprio a cercare su internet. Beh, Fabio? Crescito! Allora, template. Tanto ragazzi, adesso c'è calcio, no, che calcio d'angolo! Significa sagoma o calcio? Mamma mia, che è? Chiellini, quasi il gol. Significa sagoma o calcio? Forse è calco, comunque fa niente. Non ho capito. Ma cosa c'entra con internet? Template, Fabio, scusa. Cavolo. Allora, dai. Hai veramente dato del personaggio oggi. Dopo questa trollata epica. Anzi, a proposito, ecco, noi ce lo siamo sempre chiesti. Perché Stefan Kaus ha dato il nome al canale, Troll Master Channel. E noi viene da chiederci, ma cosa vuol dire Troll Master Channel? Anzi, cosa vuol dire troll? E allora siamo andati a cercare su internet, nel wiki dizionario, e abbiamo trovato che... Attenzione, Balotelli, questo è regolare! Balotelli, cosa si è mangiato? E abbiamo trovato che troll praticamente
è una creatura umanoide diffusa che nell'Europa settentrionale in Norvegia, cioè sta scritto qua, siamo norvegesi, si è nata dalla lingua italiana il verbo to troll, trolling, trollare, che chiaro. Alternativamente origine proporrebbe un altro significato del verbo inglese to troll, muovere un'esca in modo tale a spingere un pesce ad abboccare. Beh, ha senso. Eh sì, noi infatti siamo dei pescatori professionisti, no? Oh, ecco qua, esempi di comportamento. Cacchio, è stato scritto da nerd questo articolo. E non lo stai neanche leggendo se non ci copriamo ma su Wikipedia. Invia un numero di messaggi anche se non particolarmente provocatori e insensati, tale da impedire il normale svolgimento e discussioni. Come abbiamo fatto noi quando abbiamo fatto spam su internet? Ma fai che chiamano tua master channel per il mio di messaggi intenzionalmente sgarbati, volgari, offensivi, aggressivi e irritanti. Cazzo. L'invio di messaggi con contenuti. Mamma mia! Flood. Mamma mia! Lei c'è il gol di De Rossi. No, aspetta. Signor Bergomino, guarda un attimo, non le sembra quello che ha fatto Grosso? Adesso se lo fa vedere. Cioè no, questo qua è stato geniale però. Ma chi guarda? Fabio, qua ci stava il gol di testa, Fabio. Allora. Sì, ma guarda che gol che ha fatto, è assurdo. Sì, vabbè, c'è il portiere lì che. Allora, dopo. Il flood. Il flood. Flood. Vabbè, anzi, il flood lo il vogliamo. Floodistan. Il flood. Il flood lo vogliamo proprio cercare su un'enciclopedia. È un produttore discografico. Come il troll. No, il troll è. Il troll, è, per chi non lo sapesse, è una marca di scatolette di cibo in scatola, se non sbaglio. Infatti il nostro canale deriva anche da quello. Noi vediamo attenzione, Carlo Marchisio, Marchisio! Sì, ma qua c'è sempre qualcuno che mette i piedi in mezzo. Ecco, ecco, allora, i primi riferimenti sono presenti in archivi on set, risalgono agli anni di Natale 80. Antonio, di Natale! E c'è il gol del 2-0. Sì, beh, che si butta. Non alimentare i troll. Sì, ma guarda che cioè, certa gente qua è stupida però, certi difensori. Per forza, stai giocando in modalità facile. No, non faccio sì. Niente. Non ci gioco mai a FIFA, non fa neanche per farlo poi. Allora, ma dov'è la cibo in scatola dei troll? Okay. Da qualche parte mi ricordo che... C'è credo che non so sapere. Uso il significato del termine storia del fenomeno. Tanto lo so già che arrivano dei messaggi su Twitter, siete una banda di ingominci, allora, scusate la modalità. Frasi sui troll. Balotelli? Balotelli! Ma dove l'ha tirata Balotelli? Un troll è un inutile individuo. Alla perenne ricerca e attenzione, per ottenere il risalto inizia subito a flammare, ovvero a sfrangiare pesantemente le palle agli utenti con continue, talvolta ben ingegnate, provocazioni. Geniale ragazzi, c'è anche la troll spray, la bomboletta di spray al troll. È adatto alla rimozione dei troll indesiderati dai forum, cioè tu lo spruzzi. No, capito, ti spiego, no, il troll è come un piccolo insetto, che tu c'hai la bomboletta e io la spruzzi. Mamma mia, deciglio, ma che cavolo fa? Sì, ma guarda che anche in faccia è comunque buggato sto gioco. Oh, a volte i bambini sono più temibili dei troll. C'è scritto qua su un'enciclopedia. Desciglio. Non dare da mangiare ai troll. Che cavalcata che ha fatto Desciglio. Bla bla bla. O sono convinti che costruisci sia buba. Cioè, ma non ha senso sta pagina sui troll. Ma perché l'enciclopedia ha mai fatto qualcosa di veramente sensato? Ma comunque adesso chiariamoci bene subito su una cosa, io FIFA me l'ho provato l'ultimo team, ma non so, mi fa più nervosia di Call of Duty. Puoi trollare una pagina, un forum, un sito, ma riusciresti a trollare un'intera nazione con la faccia di Berlusconi? Però è vero, se tu metti a fianco la faccia di Berlusconi e quella del troll, si assomigliano, guarda! Ci denunciano per diffamazione, non è vero. Distruggerò il tempio e lo ricostruirò in 3 giorni. La più famosa dichiarazione è il primo troll della storia. Almeno l'italiano sallo. Troll ignorante che corregge la grammatica altrui. Mario Balotelli, il 3-0. Poi non hai capito, cioè, questo festeggiamento qua, cioè che arriva lui, boh.
Oh, ci sono più esemplari di troll, come per le specie, a seconda del fatto se il troll è bastardo oppure no. Ci sono razze pure e i bastardi, no? Comunque teoricamente all'inizio noi dovevamo cercare la differenza con Italia e Germania sull'enciclopedia, E cosa stiamo cercando adesso? ma non c'è niente Allora, col troll. troll inopportunus, aventi una stretta parentela con i troll fake megalomonus, gli appartenenti a questa sottospecie amano lasciar posti che non c'entrano niente, ma davvero niente, proprio. Vero, Jacopo. Tendono sovente a lasciare messaggi riguardanti le loro fantasie erotiche, allucinazioni da tripli esercici o le mirabolanti imprese. Oppure, per esempio, lascia messaggi che sembrano avere il chiaro intento di mettersi contro l'intero forum o sito. Si divertono a lasciare in giro messaggi contenenti spoiler sulla trama di film, videogiochi, fumetti, anime, serie TV No, l'hai fatto su cui proprio si sta passare. discutendo. Sì, ma la cosa interessante è che non si sa, qua su FIFA si fa sempre gol di ribattuta, perché cioè, i difensori non capiscono che se una palla sta vagando devono andare a prendere forse. Troll ignoranti sposerantis. Rossi in mezzo per Totò di Natale. Noti per la facilità con Buono. cui cadono in contraddizione questi Per esseri. diamanti, diamanti! Il tiro di Alessandro Diamanti, 4-1. Questi esseri fanno uso delle loro esattissime informazioni e della loro smisurata cultura e finiscono per godere di ottima reputazione fra gli utenti, dilettandosi a correggere errori di ortografia degli altri, quando loro è assai peggiore, a far citazioni degne dei migliori Comunque, gol intellettuali. assurdo di Alessandro Diamanti, non so, che ha attraversato. Però c'è anche un'immagine di un troll. Però sembra un po' bossy questo troll. Dava, quello lì è un video, non c'entra niente. Che Bossi sarebbe? insulta l'inno di Mameli. È un esempio, è uno tra i migliori esempi nostrani, Umberto Bossi. Anche Socrate era un troll. C'entra? Trollface. C'è anche Trollface. Attenzione, Desciglio. Desciglio. Come cavolo avanzano sti qua? Desciglio! La parata! Se facevo gol. Ma perché qua ci sono le immagini di troll prese un pochino da cartoni animati tipo Dexter oppure Dexter, Che non c'entra no. niente col vostro caro Dexter, ricordiamolo. Ragazzi, adesso andiamo apposta a No, no, cercare. le mettiamo queste immagini, ma le dovete Andiamo vedere. apposta a cercare Didi, che per chi non lo sapesse è la sorellina di Dexter del cartone animato. Mamma mia. Mi scarica quell'immagine, mi taglio, voglio mettere. Cioè, ce ne sono alcune che veramente sono il laboratorio di Dexter, eccolo qua. Questo articolo tratta di grande forza che è scienza. Allora, Didi, quante volte ti ho detto di non entrare nel mio laboratorio mentre sto fumando l'erba? Ora sappiamo cosa serve il laboratorio. Si sono inventate la teoria della relatività, disturbo la personalità, o veramente non sa che qualcuno l'ha già creata. Il laboratorio di Dexter è un laboratorio. No, troppo semplice definirlo così. Attenzione, Totò di Natale! Ma dai, ma perché c'era il palo? Diciamo che il Totò di laboratorio di Natale c'era Dexter è un qualcuno. cartone animato statunitense partorito in ospedale da Jandy Tartakovsky. Tartakovsky. Come si legge? Un tizio a nome impronunciabile. Il produttore, come sempre, l'Hanna-Barbera Cartoons, che trova sempre un modo per accumulare soldi. Ah, che furbacchioni. Personaggi: Dexter è il personaggio principale, un nerd di 8 anni, alto quanto un tacco di Simone Aventura. A soli 8 anni e mezzo ordina per telefono un laboratorio segreto che dovrà restare segreto, ma non tanto segreto. Perché allo scopo Ha capelli secondario. rossi e arancioni pettinati come se avesse preso una scossa. Indossa delle Ray-Ban grandi quanto il suo volto. Perché delle? Vabbè. Grandi quanto il suo volto, veste sempre un camice bianco che somiglia molto alla camicia di forza. Mario Balotelli! Usa stivaletti neri che Oh, va, segue è la moda di Alessandro. Napoleone e indossa guanti Alessandro. fucsia. Se ti stai domandando dei pantaloni, sappi che non li indossa. Sei molto intelligente, Dexter è altrettanto sfigato. È vero, non c'hai pantaloni, c'hai le gambe nere. Cioè. Le gambe sono i pantaloni. Didi è la sorella erbatica e pazza di Dexter, bionda come le foglie in autunno, magra quanto una stecca di gelato, alta quanto un albero e con gli occhi azzurri come Mario le tessere. Balotelli, che rischio per la Germania. Indossa sempre lo stesso tutù, lo indossa così spesso a farti venire voglia di levarglielo le dosso con la forza. Cioè, ma chi ha scritto queste cose qua è pedofilo. Ama tutte le cose che amano le bambine e i cartoni della sua età.
In e particolare ragazzi, amo i pony, ma tutti sanno che il pony non esiste, quindi ci si deve accontentare degli unicorni. Comunque è finita 4-1 per l'Italia, quindi andiamo in finale e andremo contro la Francia. Entra facilmente in laboratorio il fratello, ogni volta rompe qualcosa facendo dire al fratello, e io pago. Mamma è la madre dei fratelli, lunatica ma molto perspicace come la figlia, crede che il figlio sia neonato. Che il laboratorio segreto sia in realtà l'antica Atlantide e crede ancora nell'esistenza del Molise. Che non esiste. Il papà è sempre il papà. Ah, non era così il detto, beh, accontentatevi. Alto e biondo, non è molto perspicace ed è ignorante, tanto non capire la differenza tra un capello e un cappello. Tra l'altro la pagina del cappello non esiste. Subito enciclopedia. Fa un lavoro ancora oggi ignoto e più, ma è molto ricco e sa che fa battute che quando sei piccolo possono farti sorridere, ma che quando sei grande ti faranno voglia di andare in bagno. Mandark, acerrimo nemico di Dexter perché ogni volta da piccolo Dexter si mangiava anche la sua razione di torta. Mandark crede di essere figo, bello e famoso, tanto da andare in giro con gli occhiali firmati e portandosi sotto la scarpa la carta igienica attaccata e dietro la schiena l'adesivo con su scritto io sono ingegno, per picchiarmi colpisci forte qui. No, comunque ragazzi, a questo punto direi innamorato di chiudere qua questo video. Ma ci hanno fatto sto cose maniaco. Quindi per a tutti da Wolf e da Beppe Morgoni, come si diceva, da Beppe Vergomi e da Beppe Teresso. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video.